ANAS, in vista dell'aumento di traffico sulla propria rete stradale e autostradale a causa degli spostamenti dovuti alle festività pasquali, per garantire una migliore percorribilità e prevenire disagi alla circolazione, ha deciso di rimuovere ben 404 cantieri, il 63% del totale. Sui restanti 242 cantieri inamovibili, ANAS ha previsto per le tratte più critiche una serie di percorsi alternativi nei giorni di maggior traffico. Inoltre, durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e sarà garantita la presenza costante del personale. L'esodo pasquale comporterà un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Circa 4 milioni saranno le persone che si metteranno in viaggio in questi giorni e si stimano in 32 milioni i transiti totali registrati dai sensori distribuiti lungo le strade ANAS. Le destinazioni preferite dai turisti sembra si confermino Toscana, Puglia, Campania e Sicilia. Da sabato 30 marzo si prevede un calo dei traffici rispetto a quelli di una normale giornata prefestiva, ulteriore calo previsto per la giornata di Pasqua, previsto anche per la giornata di Pasquetta, ma per i lunghi percorsi. In crescita, invece, gli spostamenti di breve percorrenza, sempre per il lunedì di Pasquetta, per le gite fuori porta verso le località turistiche. Per i rientri verso le grandi città, il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici a partire da martedì 2 aprile. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa in alcune fasce orarie variabili nelle giornate da venerdì a martedì. Dato tecnico, sono 2.050 gli operatori ANAS in turnazione sulle strade come personale tecnico e di esercizio, mentre per assicurare H24 in tempo reale il monitoraggio del traffico, gli addetti delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale sono 230. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.